Sofì, forse l'abbiamo lavata troppo perché non ha più la coda. Giusto! Dov'è? Non Esci la coda, Kira, dai! Ciao a tutti, lui è lui! E lei, Sofì! E benvenuti in questo video speciale! A grande richiesta, oggi torna Kira nel canale! Per chi non sapesse chi sia, è il nostro cagnolino bellissimo, carinissimo, chihuahua. Cagagnolino, è tipo un topino. Esatto. Ce l'avete chiesto davvero in tantissimi, quindi lasciate una marea di like e rivederla di nuovo sul canale. Ah, fermi tutti! Per chi si fosse perso il nostro primo video con Kira, in cui ve la presentavamo, vi lasciamo il link in descrizione per andarla a vedere. Sono successe delle cose epiche come queste. Ok, lei è serissima, come potete vedere. Dai, forza, non è difficile, prendila. Ah! Di solito è dolce, non fa niente, dorme, così. Non è pazza, ve lo assicuro. Aiuto. Volevo somigliare un po' a Kira, e allora mi sono messa questi occhiali per somigliarle. Dormi, dormi, dormi un po'. Guarda che non ti fa male anche se ti morde. Che carina! È impazzita totalmente. Nel video di oggi andremo a farle il bagnetto. Non sappiamo se la cosa le piacerà o no, anche perché non l'abbiamo mai lavata. Ma addirittura Sofì non ha mai lavato un cane. Mai. Io almeno i miei li ho lavati, ma sono cani così alti e grossi. E quindi sarà tutta un'altra cosa lavare invece un piccolo scarafaggio. Comunque, non fraintendete le parole di lui. Lui dice che non l'abbiamo mai lavata, nel senso che solitamente la lava mia nonna. Non che poverina lei non sia stata mai lavata durante tutta la sua vita. No, attenzione, lei è sempre profumosa. Quindi, per lavare il cane, di cosa abbiamo bisogno? Di un recipiente. Oppure una doccia, una vasca, qualunque cosa. Dell'acqua. Tiepida. Del sapone. Per cani. Dimentichiamo qualcosa. Ah, è un cane. Giusto, andiamola a prendere. A dopo. Molti di voi si staranno chiedendo: scusate, perché la state andando a prendere in macchina? Perché è una principessa e quindi ha bisogno dell'autista per arrivare a casa. No, nel senso, molti di voi staranno pensando: scusate, ma non è in cucina, non è in salotto, perché c'è bisogno della macchina? No. Perché casa nostra è grande e quindi gli serve la macchina per andare da una stanza a un'altra. Ma come? Non c'entra niente, lui! In realtà, come molti di voi già sanno, perché l'abbiamo detto su Instagram, Kira è nostra, però sta da mia nonna, perché lì c'è giardino, c'è l'erbetta, le piace saltellare, quindi quello è il suo mondo, noi la lasciamo stare lì perché comunque a casa mia si annoierebbe. E quindi adesso la andiamo a prendere per portarla a casa mia. Diamo il benvenuto a Kira! Sei pronta? Signora Kira. Prima di tutto manca l'acqua. Sofì, acqua. Arrivo. Ovviamente acqua tiepida, mi raccomando. Né troppo fredda né troppo calda. Credo che così possa andare bene, altrimenti annega. È diventata una piscinetta, ma è stupendo. Vorrei esserci io lì dentro. Ed ecco Kiretta. Dai, Kira, devi entrare. Dobbiamo lavare perché fai puzza. 3, 2, 1. Ok, visto. Bello, tranquilla. No, Kira, dove stai andando? No, no, rimani qua con le... Meno che ha le zampine sott'acqua. Allora, adesso prendiamo lo sciampino, che ovviamente lei si lava con lo shampoo perché è tutta capelli. Si le piace, non si lamenta più Ma tanto. infatti. La coda. Guardate Sofì che è soddisfatta. Ragazzi, dovete sapere che è il mio sogno, veramente il sogno di una vita, poter lavare un cagnolino. Poi la nostra Chiretta è una principessina. Vorrebbe scappare però. Anche se non dice niente in realtà. Rimane immobile. Sì. Brava Chiretta. Laviamo il collo, laviamo il petto di pollo. Cosa stavo pensando? Cosa? Sarebbe veramente, veramente terribile se le facesse la pipì qua dentro. Kira? Kira, non fare la pipì. Stiamo finendo altra zampina, bravissima. Adesso la sciacquiamo con l'acqua pulita.
Dove vai? No, Kira, rimani qua. Ecco così. Scappare. Metti che bisogna sciacquarla bene, che è tutta insaponata ancora. Fermala a mettere le zampine di nuovo nell'acqua col sapone, ti prego. Ok, abbiamo finito, adesso ti... Sotto la pancia, la capra pancia, giusto? Petto di pollo. Yeah. Aspetta. Un tacchino. Grande piccola, sei stata grandiosa. Vai. Hai sbagliato tutto. No. Ha sbagliato l'universo. Kira non scappare, perché sei bagnatissima, devi stare qua con me. Brava Kira. Cosa mi stanno facendo? Aiutatemi, vi prego. Chiamate il telefono azzurro per Kira. Aspetta, ferma. Che orecchio ha? Ferma. Ok, brava Kira, non tremare. No, Kira, dove non scappare? Non ti si può lasciare un attimo da sola che scappi? Lei è indipendente, lei vuole andare via. Bella profumosa, Kira, sei bellissima. Asciughiamo tutto quanto. Adesso, per completare il tutto ed asciugarla per bene, prendiamo il nostro phon e mettiamo a potenza minima, calore medio e... potenza minima! Ok. Fermo. Aspetta, t'aiuto! Sei scappata! Dove la sua testa? Dov'è? Kira, ma che stai facendo là dietro? Stai asciugando Kira o i capelli? Infatti toglimeli, ti prego, grazie! Kira, c'è vento? Sembra un agnellino. Ma lei è un topino in realtà. Aspetta, dall'altro lato adesso la devi asciugare. Abbiamo finito. Sofì, forse l'abbiamo lavata troppo perché non ha più la coda. Giusto. Dov'è? Esci la coda, Kira, dai! Kira, non hai più la coda! Dov'è finita? Qua dentro non c'è! Dai, scodinzola! Ok, ce l'hai fatta! Vieni qua, Kira, vieni a me! Vai! Ora scappa! Sarebbe un altro continente! È tornata la coda! Brava, Kira, bella coda! Woo! Adesso... Dove vai? Per asciugarla ancora meglio e per renderla ancora più profumosa dobbiamo metterle un po' di borotalco. Quindi andiamo a tamponare col borotalco. Borotalco. Non sembra anche questo. Vabbè, che mi mordi. Non le piace tanto, eh? Odia essere profumosa. No, a me è il borotalco. Aspetta, si sta cominciando a desaltare. Wow. Togliamo l'eccesso di borotalco. E Kira, sei libera. Bella e profumata. Porca. No, dove vai? Dai, Kira! Dove è andata? Il tuo regalino, la ricompensa per esserti lavata. La tua ricompensa! Guarda cosa c'ho qua, non lo capisce. Kira, non senti l'odore dei biscottini? Kira, biscotto? Guarda cosa c'è qua. No. Allora lo mangio io. No. Mangi il biscotto! Se non lo vuoi tu, lo mangio io. Ecco, bravo. Si è lanciata. Dove vai? Mi sento osservata, non vuole mangiare. Davanti a tutti. Ma non è troppo grande questo biscotto per lei? Non li fanno più piccoli di così. Ti sento un po' osservata. Dun 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 dun. Mangia prima le briciole e poi il biscotto in sé. Qua ho un altro biscotto e adesso lo nascondo. Vediamo se se ne accorge. Lo nascondiamo qua sotto. Vediamo se lo trova. Kira? Segugio, cerca il biscotto. Lo senti? Lo sente, però non capisce. Dai, vai. Perché pensa che sia l'odore del biscotto di prima. Kira? Wow. Kira? Wow. No. No. Non l'ha preso. Grande, brava Kira, dai. Brava. Allora noi ti lasciamo mangiare e... Vado a farmi la doccia adesso, ciao. Ed ecco qui la nostra Kiretta profumetta. Sì, piccolina. Super brava, non ce l'aspettavamo completamente. Sì, infatti, perché poi è pazza. Immaginavo che si metteva a correre per casa tutta bagnata. Comunque, speriamo anche oggi di essere riusciti a strapparvi un sorriso. Noi vi mandiamo un bacione, un abbraccio e al prossimo video. Saluta. Ciao. Bella zampina. Ciao. Ciao.